Bentornati nel mio angolo dello spignatto. Oggi vedremo come realizzare assieme un gel contorno occhi defatigante, anti borse, anti occhiaie e anti age, anti tutto praticamente, una bomba atomica. È un gel davvero facilissimo da realizzare in casa, con materie che costano poco, si possono reperire molto facilmente sia su internet, sia al supermercato o anche nei negozi tipo Natura Si o di alimentari specifici. Io trovo questo gel davvero portentoso, ormai lo utilizzo da circa un anno più o meno e vi propongo questo tutorial che inserisco anche nella rubrica dei 10 pensierini homemade fatti in casa, diciamo poca spesa, tanta resa, per un Natale in tempo di ristrettezze economiche. Mi sto portando avanti, lo so, però a parte tutto mi sembra che possa rientrare benissimo tra le idee, i pensierini al di là del Natale, ma si possono fare in qualsiasi occasione, per donne, uomini, indifferentemente. Si tratta davvero di un valido aiuto per contrastare sia l'invecchiamento della pelle nella zona del contorno occhi, per aiutare anche a sgonfiare le borse, le occhiaie. Ovvio, allora i miracoli li fanno solo i santi, però ad esempio io che soffro molto di occhiaie ho riscontrato un notevole beneficio. Per incrementare il suo potere decongestionante io mantengo il barattolino con il gel in frigorifero estate e inverno, soprattutto in estate con il caldo. Tenetelo in frigorifero perché quando lo andate ad applicare, potete farlo mattina e sera, il freddo aumenta la capacità, il potere decongestionante. Vediamo ora i materiali di cui avremo bisogno per questo tutorial. Abbiamo bisogno del gel di aloe vera, olio di cocco, olio essenziale di lavanda, olio di jojoba e vitamina E. Abbiamo poi bisogno di un cucchiaino di legno, preferibilmente. Allora, il mio è un po' fuori taglia, è un po' un incrocio tra un cucchiaino e un cucchiaio da minestra, quindi io farò la dose con una dimensione più o meno del genere. Poi si può anche andare a occhio. Una ciotolina ben pulita, ben lavata, e poi un contenitore. Io ho questo, che è quello che utilizzo normalmente per il mio gel contorno occhi. L'ho pulito, l'ho disinfettato come faccio sempre una volta che termino tutta la mia quantità, e sono pronta per andare a riempirlo di nuovo. Questi barattolini si possono tranquillamente acquistare su Amazon oppure anche nei negozi di casalinghi tipo Tigotà, Acqua e Sapone, o anche dai cinesi. Ci sono di varie dimensioni, siccome io andrò a realizzare una discreta quantità di gel, questo è perfetto. Tornando al discorso del regalino, del pensierino da poter fare alla mamma, alla zia, alla sorella, al papà, a chiunque, insomma, e diciamo inquadrandolo nell'ottica dei pensierini super economici ma fatti in casa con le proprie mani, con amore, per Natale, volendo si possono anche realizzare dei pacchettini rustici, un po' dallo stile shabby, con, non so, un cordino di juta, una cosa molto molto semplice, molto raffinata ed elegante, e sicuramente farete un figurone, perché ripeto, io con questo gel ho vinto al super enalotto. Bene, per prima cosa andiamo a prendere il gel di aloe vera e io ne verso il quantitativo di circa 2 cucchiai. Le materie che impieghiamo per realizzare questo gel, quindi il gel di aloe vera, l'olio di jojoba, l'olio di cocco e la vitamina E, hanno un grande potere idratante, contrastano l'invecchiamento della pelle e sono anche decongestionanti e lenitivi. Aggiungiamo circa 2 cucchiaini di olio di cocco e cominciamo a pestare leggermente mescolando, perché dobbiamo riuscire a creare un gel, un'emulsione priva di grumi, quindi prendiamoci davvero tutto il tempo di cui abbiamo bisogno, facciamo le cose fatte per bene, perché l'olio di cocco è granuloso quando si trova così allo stato solido, per cui abbiamo bisogno veramente di un po' di tempo per mescolare bene, schiacciando bene l'olio di cocco, miscelandolo assieme al gel di aloe vera. Facciamo molta attenzione e poi proseguiamo aggiungendo anche l'olio di jojoba e la vitamina E. Aggiungiamo circa un cucchiaino di olio di jojoba
4-5 gocce di vitamina E e riprendiamo a mescolare, schiacciando anche tutto il nostro composto. Andiamo anche a raccogliere bene il deposito sui bordi e continuiamo a mescolare schiacciando per frantumare ogni piccolo grumo di olio di cocco fino a quando avremo ottenuto una specie di cremina bianca spumosa. E rieccoci qui, siamo tornati dopo circa un paio di minuti di miscelazione, di mescolamento molto molto accurato, e questa è la consistenza che dobbiamo riuscire ad ottenere, che ricorda un pochino vagamente, per farvi capire, il sorbetto, quella consistenza spumosa, ariosa che ha il sorbetto al limone. Dopo non vi preoccupate, perché andando a conservare il nostro gel, che adesso più che gel appunto ha una consistenza più cremosa, in frigorifero nel suo pottino, andrà a compattarsi e solidificarsi. Ora, come ultimo passaggio, andiamo ad aggiungere qualche goccia di olio essenziale di lavanda, che ha un grande potere decongestionante e lenitivo. Io aggiungo circa 3-4 gocce. E ridiamo un'altra bella mescolata per amalgamare anche l'olio essenziale all'interno del nostro composto. Ricordiamoci sempre di prelevare bene anche dai bordi la nostra cremina, il nostro gel, in modo tale da non andare a sprecarne neanche un pochino. Benissimo, siamo ora pronti per andare a imbarattolare, a invasettare il nostro gel contorno occhi. Ed eccoci qui, questo è il risultato, il mio pottino è pronto, ora lo andrò a conservare in frigorifero e andrò ad utilizzarlo applicando un pochino di gel mattina e sera nella zona del contorno occhi. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, vi possa tornare utile, provate anche voi a cimentarvi con questa ricetta, sicuramente ne rimarrete folgorati e super soddisfatti. Io vi mando un grosso abbraccio e vi aspetto al prossimo video. Grazie mille per avermi fatto compagnia anche oggi. Ciao!